Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Gianmarco e vi auguro a tutti quanti un buon anno. In ritardo perché dal 29 dicembre fino ad oggi sono stato preso dal mio lavoro in segreteria. Beh, vi faccio ora i miei più sentiti auguri. Ma che stia facendo delle condoglianze. Buon anno a tutti quanti. Spero che voi abbiate passato uno splendido ultimo giorno dell'anno. Io l'ho passato a lavoro, però è stato ugualmente divertente perché ho fatto la mezzanotte e il brindisi con i miei colleghi. È stata una cosa diversa e nuova. Ma il diverso e nuovo non deve per forza essere brutto. Anzi, può essere bello e divertente. Avrei avuto piacere di fare un video tipo con dei buoni propositi per il 2020, ma come ho già detto in altre occasioni, i buoni propositi non si rispettano mai. Però alcune cose, beh, che dire del 2019? È stato un anno sicuramente... è passato in modo molto veloce. Sicuramente ci sono stati anche tanti momenti belli. Non bisogna sempre farsi condizionare da una visione legata a certi sentimenti o a stati d'animo che possono cambiare di tanto in tanto. Se avete visto gli altri miei video saprete che cosa è successo nel 2019 e non mi va di parlarne ancora, però questo è uno dei momenti della mia vita negli ultimi tempi in cui mi sto sentendo più tranquillo, umore, stato d'animo, e sto pensando un po' di più a me stesso, mi sto proprio dedicando a me stesso, mi faccio anche qualche regalo. Onestamente, quando lavori ti metti da conto i tuoi soldi e dici sempre no, non voglio spendere, voglio tenere da conto, a una certa ti viene anche da dire che palle, cioè lavori e quei soldi rimangono sempre lì. A sto punto fatti qualche regalo. E difatti io per questo Natale, e adesso in occasione del mio compleanno che è questa domenica 12 gennaio, mi sono fatto dei regali. Beh, innanzitutto mi sono preso un telefono nuovo. Lo volevo e me lo sono preso. È in silenzioso perché oggi stavo facendo il mio primo vero riposino da quando ho iniziato a lavorare in albergo. Facciamo le cose in grande e ho comprato anche gli AirPods Pro, che hanno la cancellazione del rumore ed è assolutamente un qualcosa di fotonico, cioè tu te le metti dentro le orecchie e poi schiacci questa cosa, questo bottone sull'iPhone e sono veramente belle e costose. In linea di massima sono stati, dicembre è stato un bel mese, l'ho passato molto con la mia famiglia, anche a Natale, e difatti avete visto, non so se l'avete visto, la serie nuova che ho pubblicato, Al passo con i rossi, che è una parodia delle Kardashian, ho tenuto tutto in segreto, non ve l'ho voluto dire, l'ultimo video del 2019, l'ultimo regalo. Poi niente, siamo arrivati nel 2020, anno nuovo, persone nuove, vita nuova, tra qualche giorno è il mio compleanno, come dicevo prima, compio 21 anni, sono molto curioso di sapere che cosa mi riserva questo 2020. Sto cercando di smettere di programmare la vita, di pensare a quello che succederà nel futuro, iniziare ad avere l'ansia per cose che ancora non sono capitate e che probabilmente non capiteranno mai. Quindi l'unica cosa che voglio in questo 2020 è essere me stesso e godermi la mia vita. Tutto il resto che se ne vada. E ho avuto già intanto soddisfazioni dal punto di vista lavorativo perché non solo ero receptionist, ma in questo capodanno ricoprivo un ruolo da direttore e dove semplicemente hai più responsabilità, più ansia, è quella vera. Però è stata veramente un'esperienza bella e come avrete notato ho cambiato il nome della pagina. Non mi chiamo più Gianmarco con due M, ma Giamma. Perché Giamma? Perché è più naturale. Tutti mi chiamano Giamma, ma Giamma qui, Giamma là. Gianmarco con due M tanto rappresenta molte cose del passato. Non è che sono un altro individuo, un altro soggetto, non sono più Gianmarco, però non mi sento più di essere il Gianmarco di quel tempo e avrei tantissimo piacere di sentire le vostre storie, quello che avete da raccontare, come avete magari passato il vostro capodanno, cosa è successo nel vostro 2019 e che cosa non volete che accada dal 2020 in poi. E magari possiamo anche discuterne in un prossimo video. Non voglio dilungarmi troppo perché ho già detto abbastanza cose inutili, quindi vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video, anche per aver mostrato molte reazioni positive a quel video di scivola che ho fatto. E a posto, vi ho detto quello che vi dovevo dire, ho fatto finalmente i miei auguri di buon anno ai miei iscritti e ci vediamo al prossimo video. Giamma vi saluta.